Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati. Io sono Michele Vasi e con oggi sono felicissimo di poter riassumere quello che è stato il lavoro di 2 o 3 anni nel costruire il concept MVP, o comunque di prendere in esame tutti i retroscena e tutti gli ambienti per poter raccontare tutto ciò che è presente nel concept. Ok, così va benissimo. Vai. Pure. Tu non fare affidamento su me. Io non esisto. Ci sono tantissime persone che hanno reso possibile tutto ciò. Primi fra tutti sono Ale e Anna, ovvero i due protagonisti principali che gravitano attorno all'intero concept, all'intero film. Anna è la studentessa universitaria che entra in questa biblioteca, trova questo libro e legge, insomma, questo racconto, questa storia, questo concept che viene vissuto attivamente da Alessandro. Quindi l'altro protagonista che si trova all'interno di questo ambiente paranormale, di questo ambiente immaginario, è diviso visivamente fra film e cartoni animati. Nel presentare il retroscena dell'intero lavoro ci tengo anche a citare coloro che non vengono visti nel film, ma coloro che comunque hanno lavorato dietro le quinte in qualche modo. Stiamo parlando di Alessio Zanzosi e di Daniel Martino, ovvero coloro che hanno gestito tutte quante le riprese, montato tutto insieme, diviso la componente filmica dalla componente cartunesca e confezionato tutto quello che oggi potete vedere durante gli show di MVP e in parte anche online. Oltre a questo, non sono mancate le risate, non sono mancati momenti di svago che ci tengo a presentare alla fine di questo video. Adesso ti faccio un primo piano sulle altre. Porca puttana, te le metto nel video, lì. Rifacciamo? Sì, fanno schifo. Oddio, c'è un'umidità che fa impressione. Raga, vestitevi, dopo è vero. Perché sennò intanto che faccio? Vai, vai.